Giappone non si programma per bene, sono problemi appunto che vanno avanti da 5 anni. Lo dovete domandare a Napoli. Solo Napoli, perché quelle là sono gente incompetente della materia. Non voi sa... aspettate stipendio da quanto tempo? Da 12 mesi. E come fate? Come si fa? Si tira avanti. Andate comunque a lavorare? Sempre, sempre, tutti i giorni. Prima, ennesimo presidio sotto la prefettura di Salerno, sperando insomma di portare a casa qualcosina stamattina. Non siamo molto fiduciosi perché ormai sono 5 anni che facciamo la spola tra la prefettura, la regione Campania, gli enti montani. Vorremmo delle risposte precise. Abbiamo aperto anche dei tavoli nazionali, ma comunque i lavoratori forestali della provincia di Salerno, ma più in complessivo nella regione Campania, non percepiscono gli stipendi da circa 15 mesi mediamente. Vorremmo continuare a sensibilizzare le istituzioni affinché si metta un punto fermo su questa vertenza e si comincia ad investire seriamente sul settore della forestazione. Voglio ricordare che in provincia di Salerno sono circa 2.000 i lavoratori che presidiano i territori, che combattono quando glielo permettono i dissesti idrogeologici, che combattono gli incendi boschivi. Noi crediamo che sia una risorsa importante sulla quale investire. E quindi chiediamo oggi al governo territoriale, ma non ci fermeremo qui, il 18 saremo di nuovo a Napoli sotto la regione Campania per dare vita veramente a questo settore che per noi risulta essere strategico. Sono Serafino De Salvo, assessore all'ambiente del comune di Baronissi e delegato alla comunità montana zona Irno Solofrana. Siamo qui a portare la nostra solidarietà e il nostro sostegno agli operai della comunità montana che da troppo tempo non percepiscono lo stipendio, da circa 15 mesi, e riteniamo che sia doveroso da parte delle istituzioni locali portare, diciamo, il nostro messaggio di sostegno e di speranza, oltre che di protesta nei confronti di una regione che ormai ha abbandonato al suo destino questi operai e le comunità montane. Riteniamo che la situazione ormai sia diventata insostenibile, sono anni che il presidente Caldoro, con le promesse e con i continui rinvii, si è preso sostanzialmente gioco di questi operai, di queste famiglie che veramente attraversano dei momenti drammatici, e quindi abbiamo ritenuto di portare, diciamo, la rappresentanza istituzionale a supporto di questa manifestazione davanti alla prefettura di Salerno per rappresentare con forza la nostra vicinanza e il nostro sdegno verso questa situazione. Speriamo e auspichiamo che la situazione volga veramente verso una soluzione definitiva e che non soltanto in periodi di campagna elettorale vengono affrontati ancora in maniera meramente elettoralistica certi problemi, e quindi riteniamo che un'azione di forza veramente decisa a questo punto debba essere il prodromo di una definitiva avvio a soluzione di questo problema. Le comunità montane sono importantissime, il lavoro che fanno questi operai è fondamentale per i comuni, per i territori, e quindi credo che vada riconosciuta la dignità innanzitutto a questi lavoratori e anche valorizzare ciò che fanno a tutela dell'ambiente, a tutela dei nostri territori. Stamattina siamo qua a protestare davanti alla prefettura perché riteniamo che la situazione dei lavoratori idraulico-forestali sia una situazione non più tollerabile. C'è una responsabilità forte delle istituzioni, della regione, ma anche una responsabilità della prefettura, perché noi abbiamo chiesto di commissariare tutte le comunità montane che sono inadempienti rispetto alla rendicontazione, e invece la prefettura ritiene che non sia di sua competenza. Noi abbiamo necessità che questa situazione si sblocchi, soprattutto ora, prima della
campagna elettorale dove le promesse fioccheranno. Ecco, CGL, CISL, UIL protestano stamattina e questa protesta è in preparazione dello sciopero generale che faremo sotto gli uffici della Regione Campania. Francesco Morra, assessore del Comune di Pellezzano. Questa mattina siamo a sostegno dei lavoratori di idraulici forestali della Valle dell'Irno, ma dell'intera provincia di Salerno, perché siamo arrivati al paradosso sociale, di emergenza sociale sul territorio provinciale di Salerno e anche regionale, che purtroppo ancora tantissime mensilità arretrate non vengono corrisposte ai lavoratori, nonostante continuino incessantemente a prestare l'opera a servizio del territorio. Basti ricordare che una delle funzioni più importanti che ci sono in ambito provinciale, perché una delle province più a rischio idrogeologico della provincia di Salerno e anche della regione Campania, e nonostante questo la regione continua a non dare attenzione ai tanti lavoratori che da mesi e mesi pretendono quello che è un loro diritto, un diritto al lavoro che va tutelato, e la regione in questo senso deve dare una risposta forte e concreta. Noi come istituzioni civili del territorio, delegato dal sindaco di Pellezzano Giuseppe Pisapia, con la speranza che anche la prefettura di Salerno apri un tavolo serio di concerto con le comunità montane, con gli enti preposti, la provincia e gli altri comuni, affinché il problema degli idraulici forestali che ci troviamo continuamente ad affrontare venga risolto in maniera seria e concreta da parte della regione. Buonasera, Vincenzo Sessa, delegato del comune di Fisciano. Io, diciamo, il concetto che voglio esprimere, a parte la solidarietà a questi operai che non ce la fanno più ad andare avanti, ma un appello alla regione di prendere una decisione sul da farsi. Diciamo che una decisione estrema sarebbe anche provvedere alla mobilità di tutte queste persone, almeno sanno che fine possono fare, perché in queste condizioni non si può andare più avanti. Spero che appunto la regione decida di finanziarle o di chiudere le comunità montane e provvedere al benessere di questi operai, che ormai sono 15 mesi che non prendono lo stipendio. Noi come amministrazioni comunali di Fisciano e da parte di tutta la comunità montana della Irno Solofrana c'è piena solidarietà a queste persone, abbiamo fatto il possibile per dargli una mano e per farle andare avanti, ma ad oggi la regione ancora non ha dato nessun tipo di risposta. Spero appunto che arrivino presto per risolvere appunto la questione che va avanti da troppo tempo. Grazie. Buongiorno, Amedeo Napoli della CISL, Comunità Montana Irno Solofrana. Siamo qui a Salerno stamattina per fare le nostre dimostranze davanti alla prefettura. Dopo 4-5 anni che veniamo qua, Ancora una volta Caldoro non ha fatto niente per i forestali, ci ha portati alla fame. Questo è il messaggio che voglio dire a Caldoro. Caldoro, questa di stamattina è solo una piccola iniziativa. Il 18 verremo tutti quanti a Napoli, spero che saremo tutti e 4.000, e poi da là ci giocheremo la nostra battaglia, perché stavolta non ce ne andremo da Napoli finché non avremo risposte certe e chiare. Caldoro, attenzione, i ragazzi della Irno e tutti i forestali sono arrabbiati. La protesta di stamattina dinanzi alla prefettura. I motivi della protesta della stamattina davanti alla prefettura sono che questi lavoratori idraulici forestali sono da 18 mesi senza retribuzione. A parte senza retribuzione, ma non c'è un futuro, perché la Regione Campania ad oggi non ha fatto programmazione per i lavori 2015. I lavoratori stanno esasperati perché nella nostra provincia ci sono oltre 2.400 lavoratori forestali che potrebbero essere impegnati nel salvaguardia del nostro territorio affinché non succedano tutti questi disastri ambientali. Purtroppo sono in balia delle onde, vengono bistrattati e maltrattati. Noi siamo stanchi di questo continuo rinvio da parte della Regione di assumersi le sue responsabilità. I lavoratori hanno bisogno, perché lavorano, di un loro stipendio che è dignitoso, e vogliamo un futuro per loro. Mario Romano, Irno Solofrana.
purtroppo ancora oggi, dopo tanto tempo, siamo ancora qua davanti alla prefettura, tutte le comunità montane ci stiamo organizzando per questa manifestazione di oggi che culminerà con il 18 a Napoli, una manifestazione un po' più importante per sensibilizzare questo mondo della politica regionale che ci ha abbandonato. Negli ultimi 4 anni stiamo vivendo in sofferenza. Prendiamo mensilità a singhiozzo, ovvero soltanto Natale, Pasqua e Capodanno. Queste sono le nostre mensilità quando le comunità montane possono darci qualcosa. A tutt'oggi stiamo lavorando e non c'è la progettazione. Ancora non sappiamo nel 2015-2016 qual è la programmazione e le comunità montane non hanno fondi. La maggior parte di noi avanza dalle 15 alle 20 mensilità. Non si vive più. Siamo allo stremo, cerchiamo ogni giorno di andare avanti, cerchiamo di sorridere a questa situazione che però ci sta distruggendo, prima psicologicamente. Noi chiediamo alle istituzioni e alla Regione Campania di cercare una soluzione. Vogliamo la riforma di questo settore perché la forestazione deve continuare a vivere in Campania, visto che con tutti i dissesti idrogeologici che ci sono mi sembra opportuno non abbandonare gli idraulici forestali. Abbiamo detto la drammaticità della questione, la cosa che poi sta a un punto, sta a un punto di esasperazione da Bellezzano, Brasiliano, dicevamo sopra, stiamo a 160 scioperi, se qualcuno pensa che è finito qua, non ne capite, finiremo quando questo problema verrà risolto, partiamo da questa considerazione, questo gliel'abbiamo detto anche sopra. Sopra ci stavamo noi, ci stavano i sindaci, c'era un presidente della comunità montana dell'Inno Sono Frati, ci stavano sindaci di vari comuni della provincia di Salerno. Purtroppo a Salerno il prefetto non c'è, ma non perché non ci sta, ma non perché non ci sta perché stava da un'altra parte, non c'è proprio. Ancora non è stato nominato perché il prefetto di Salerno è stato mandato a Napoli. La dottoressa, noi gli abbiamo spiegato, è inutile che vi ripeto le cose che gli abbiamo spiegato, la drammaticità della situazione, gli abbiamo chiesto un intervento dello Stato, perché la prefettura rappresenta lo Stato sul territorio, gli abbiamo spiegato ormai che siamo a un punto massimo di sopportazione, anzi siamo oltre il punto massimo di sopportazione, la gente non ce la fa più, il disagio che abbiamo portato nei 160 scioperi e manifestazioni che abbiamo fatto non è stato raccolto da chi doveva raccoglierlo, anzi questo disagio che noi rappresentiamo praticamente viene tranquillamente non ascoltato da parte della regione e in più gli abbiamo detto che soldi già assegnati non sono erogati dalla regione. Per tanti motivi, ma noi ci interessa poco il motivo. Il problema è che questi soldi dal 2011 al 31/12/2014 non sono stati erogati. L'altra questione è la programmazione futura. La regione a oggi non ha fatto niente rispetto a questa questione. Anzi, noi abbiamo attivato un tavolo nazionale come organizzazione sindacale con il Ministero per intervenire su queste cose. E doveva essere la regione a fare questa situazione, anzi doveva mettere delle risorse sue per tutto il territorio. I sindaci e i presidenti e l'UNCEM ci hanno detto che la gravità è anche sui loro territori perché non riescono più a garantire le minime condizioni di vivibilità su quei territori, non solo dalla parte economica, ma dal mantenimento di quei territori, perché se il lavoratore forestale, detto dai sindaci, se il lavoratore forestale non lavora ci sono problemi, si faceva un esempio che alcuni lavoratori sono stati messi, alcuni cittadini stavano in macchine chiuse su una frana e purtroppo se non intervengono i lavoratori forestali non interviene nessuno in quei comuni, un comune di 1000 abitanti non interviene nessuno. I sindaci hanno denunciato anche questa precarietà rispetto alla questione, dice noi abbiamo bisogno di questa situazione e hanno denunciato che rispetto a queste situazioni purtroppo la regione interviene, cose che noi già abbiamo detto un sacco di volte, con soldi, ma negli interventi quando succede il fatto. Non si fa prevenzione, ma si fa un intervento a sciagura avvenuta.
Quindi non si fa la politica della prevenzione. La denuncia anche dei sindaci e dei presidenti delle comunità montane noi ci ha fatto piacere, quindi non siamo soli in questa battaglia, la porteremo avanti con le nostre specificità e con le nostre proposte, ma la porteremo avanti e ci hanno garantito i sindaci di questa provincia che verranno il 18 a manifestare il disagio dei lavoratori in piazza. Io spero che da qui al 18, noi speriamo da qui al 18, anche la regione si renda conto che non vogliamo un tavolo tanto per volerlo. Vogliamo delle risposte serie e concrete da gente che ormai è arrivata a un punto che non ce la fa più. Adesso per il 18, e la questione come ci organizziamo in questa maniera? Noi faremo una serie di assemblee nelle comunità montane. Non si sente. Assemblee nelle comunità montane dove praticamente non hanno risposto in meno i lavoratori. E quindi concentreremo da domani un ciclo di assemblee tra comunità montane Vallo di Piano, Alto Mediosede, Alcurni, comunità montana Calore, eccetera. No, è acceso. Allora quindi noi faremo questo giro di assemblee e organizzeremo in base alle assemblee, in base anche a quello che sarà la risposta dei lavoratori, organizzeremo i pullman e chiederemo anche alle singole comunità montane e ai sindaci di darci una mano, perché 160 iniziative fatte a livello dal 2011 ad oggi comunque ci hanno dissanguato, quindi noi chiediamo anche un minimo di aiuto per affrontare i costi e le spese che dovremmo affrontare. Quindi da un minuto dopo che ci lasceremo, anche voi dovete fare opera di lavoro nei confronti dei vostri colleghi per fare in modo da portare quanto più gente è possibile. Io credo che il segnale più importante, più saremo e più praticamente conteremo, e più avremo la possibilità di avere maggiore la possibilità di incontrare questo gran signore e metterlo una volta per tutte di spalle al muro per darci modo di esprimere la nostra idea e per fare in modo che la regione una volta per tutte capisca che questo è un settore importante e che non può giocare sulla pelle di 4.000 lavoratori. Questo dipenderà da noi, dipenderà da voi e dipenderà da quello che riusciremo a mettere in campo da qui al giorno 18. Avrà un fine, se siamo tutti uniti, perché già stamattina qua mancano molte persone, visto che la provincia di Salerno è il 50% degli addetti alla forestazione. Se ne portiamo 1.000, svanga tutti i depositi dei pullman. Adesso che tornate a casa tutti quanti, noi come sindacato la nostra parte la stiamo facendo tutti, però aspettiamo che anche voi. Abbiamo in mano, altrimenti ci facciamo solo così. Cioè io qua vedo sempre le stesse